contribuirà a sollevare dalla soglia della povertà oltre 5 milioni di persone. Siamo ancora sul piano delle ipotesi, ma il reddito di cittadinanza prende forma e corregge già il tiro rispetto alla bozza precedente. Innanzitutto la durata del sussidio non sarà più di 3 anni come inizialmente previsto, ma potrebbe il condizionale ancora d'obbligo scendere fino a 18 mesi. Il requisito principale è quello di essere in una condizione di povertà assoluta, non solo reddituale, quindi guadagnare meno di 780 euro al mese, ma anche patrimoniale. Se per esempio si possiede una casa di proprietà, il sussidio verrà quantomeno diminuito. Le persone che ne avranno diritto verranno muniti di una sorta di bancomat ricaricato regolarmente con il quale potranno fare la spesa in tutti i supermercati, solo quelli italiani, così ha annunciato il ministro Di Maio. Se vado con quella carta a comprare un gratta e vinci o anche a comprare sigarette o a comprare dei beni non di prima necessità, la carta non funziona. È molto semplice perché grazie alle tecnologie di 20 anni fa, non sono nuove tecnologie, è possibile disabilitare l'utilizzo del reddito in alcuni negozi. Qual è l'obiettivo che ci diamo noi? Di spenderlo nei negozi italiani, di spenderlo nelle attività sul suolo italiano, mettiamola così, perché? Perché noi vogliamo iniettare nell'economia reale 10 miliardi di euro ogni anno. Il tutto dovrebbe essere finanziato con un fondo unico di 16 miliardi che copre anche la riforma della legge Fornero.